Liquid! Snake! Ti piacciono i miei occhiali da sole? Dannazione! Intendi puntare un'arma contro tuo fratello? Perché hai fatto finta di essere Master? Per poterti manovrare con maggiore facilità. E ti sei comportato abbastanza bene, devo dire. Cioè... Anche i ragazzi al Pentagono probabilmente stanno pensando la stessa cosa. Di che diavolo stai parlando? Esegui ciecamente degli ordini senza fare domande. Hai perso il tuo orgoglio di guerriero, sei diventato solo una marionetta, Snake. Cosa? Fermare il lancio nucleare, salvare gli ostaggi. Era tutto un diversivo. Un diversivo? Il Pentagono aveva solo bisogno che tu entrassi in contatto con noi. È per questo che ha ucciso il presidente della Armstech e i Decoy Octopus. Vuoi dire che... Esatto. Sei stato mandato qui per ucciderci, in modo che loro potessero recuperare il Metal Gear senza danni, insieme ai corpi dei soldati genetici. Fin dall'inizio il Pentagono ti ha utilizzato semplicemente come portatore del virus Foxdie. Foxdie? Non può essere! Vuoi farmi credere che Naomi lavorava per il Pentagono? Così almeno credevano loro. Ma sembra che la dottoressa Naomi Hunter non si lasciasse controllare così facilmente. Cosa? Abbiamo un nostro uomo infiltrato nel Pentagono. Ci ha riferito che la dottoressa Hunter ha modificato il programma Foxdie giusto prima dell'operazione, ma nessuno sa come e perché. Mi chiedo... Forse l'hanno arrestata per scoprire la risposta a questa domanda. Non c'è dubbio. Ma io non so per quale motivo abbia architettato la sua meschina vendetta. Ancora adesso non sappiamo quali modifiche abbia portato al programma Foxdie. Oh, ma in fondo non importa. Ho già aggiunto il vaccino per i Foxdie nella lista delle mie richieste alla Casa Bianca. Esiste un vaccino? Deve esistere, ma quella donna è l'unica che lo sa con sicurezza. Potrebbe risultare non necessario, comunque. E perché? Tu sei riuscito a entrare in contatto con tutti noi, quindi tutti siamo stati esposti all'azione del virus. È vero che il presidente della Armstech e i Decoy Octopus sono stati uccisi dal Foxdie? Ma Ocelot, io stesso e tu, il portatore, sembriamo non risentirne di alcun effetto. Un errore nella programmazione del virus? Potrebbe essere. Ma se non uccide te, posso stare tranquillo. Dopotutto, il nostro codice genetico è identico. Allora è vero. Tu e io siamo... Gemelli, esatto! Ma non gemelli normali, no. Noi siamo legati da dei geni maledetti. Les enfants terribles. Tu stai bene. Tu hai avuto tutti i geni dominanti del vecchio. Io invece ho avuto quelli danneggiati, quelli recessivi. Tutto è stato programmato perché tu fossi il più perfetto dei suoi figli. La sola ragione della mia esistenza è stata di rendere possibile la tua. Ero il cocco di papà, eh? Proprio così. Io sono lo scarto di quello che hanno usato per crearti. Riesci a capire cosa significa sapere di essere spazzatura fino dal giorno della tua nascita? Ma io sono quello che nostro padre ha scelto. Ecco perché sei così ossessionato da Big Boss. Una specie di amore deviato. Amore? Odio, vorrei dire. Mi ha sempre detto che ero inferiore. E ora avrò la mia vendetta. Tu dovresti capirmi, fratello. In fondo hai ucciso nostro padre con le tue stesse mani. Mi hai rubato la possibilità di vendicarmi. Ora io finirò il lavoro che nostro padre aveva iniziato. Sarò migliore di lui. Lo polverizzerò! Sei uguale a Naomi. Beh, di certo non sono come te. Al contrario di te. Io sono fiero del destino che hai contenuto nei miei geni. Aspetta! Ah! Il tuo sarà il primo sangue versato da questa nuova gloriosa arma. Consideralo un onore, un regalo di tuo fratello. Ora te lo mostrerò. Guarda la potenza dell'arma che ci condurrà nel 21° secolo. Si sta muovendo. Come lo fermi?
ci credo, ce l'ho fatta! Dannazione! Bel tentativo, Snake! Fuori! Presto, fuggi! Gray Fox, un nome dal passato, eppure suona meglio di Gola Profonda. Allora eri tu. Hai un aspetto orribile, Snake. Non sei invecchiato bene. Mi spedirò l'inferno! Fox, perché? Che cosa vuoi da me? Io sono prigioniero della morte e solo tu puoi liberarmi. Fox, stanne fuori. E cosa mi dici di Naomi? Si è dannata cercando di vendicarti. Naomi! Tu sei l'unico che è in grado di fermarla. No, non posso. Perché? Perché io ho ucciso i suoi genitori. Allora ero giovane e non sono riuscito a uccidere anche lei. Mi sentivo così male che decisi di portarla con me, crescendola come se fosse stata mia sorella, per soffocare il grido della mia coscienza. Ancora adesso lei pensa a me come un fratello. Fox, agli altri possiamo anche essere sembrati un fratello e una sorella felici, ma ogni volta che la guardavo vedevo gli occhi dei suoi genitori che mi fissavano. Diglielo tu per me. Dille che sono stato io a farlo. Eccomi qua. Abbiamo quasi finito il nostro tempo. Ecco, un ultimo regalo da parte di Gola Profonda. Lo fermerò. Fox! Cacciamo le volpi, Fox! Cacciamo gli sciacalli! Invece dei branchi usiamo dei levrieri regali! Fox! Quanto è in grado di resistere il tuo esoscheletro? E tu, Snake, hai intenzione di restare lì seduto a guardarlo morire? Una volpe in difficoltà è più pericolosa di uno sciacallo! Ha distrutto il radon! Impressionante! Ti meriti davvero il tuo nome in codice, Fox! Ma ora sei finito! Spara lo Stinger! Ora! Fox! Davvero vuoi sparare? Così morirà anche lui! Ora, di fronte a te, posso finalmente morire. Dopo Zanzibar, ero fuori dalla battaglia, né completamente vivo, né completamente morto. Un'ombra incapace di morire in un mondo di luci. Ma presto tutto finirà. Finalmente. No, non posso farlo. Muori! Snake, noi non siamo strumenti né del governo né di nessun altro. Combattere era l'unica cosa. L'unica cosa di cui fossi veramente capace, ma almeno io ho sempre combattuto per quello in cui credevo. Snake? Addio. Nessuno a proteggerti, nemmeno te stesso. Muori!